La sera del 7 settembre 1959, durante la diretta televisiva di una trasmissione di varietà di grande successo, Serata di Gala, che era presentata da Emma Danieli, il pubblico in studio e a casa ascoltò esterrefatto questa dichiarazione che lasciò tutti senza parole. Il motivo per il quale lascio la mia professione, anzi, per meglio dire, la mia attuale attività, è questo. Quando mi accorsi che la mia carriera si avviava al successo, feci una promessa a me stesso, una promessa molto importante. Avrei lasciato nel momento migliore, nel momento di maggior popolarità, una popolarità che voi stessi mi avete, con tutto il cuore, dato, e per questo vi ringrazio. Bene, preferisco ritirarmi 100 metri prima che dopo quel famoso limite, oltre il quale esistono molte incognite. Questo è ciò che ha affermato uno dei cantanti e dei musicisti più famosi in quegli anni. Era conosciutissimo sia in Italia che all'estero e il suo nome è Renato Carosone. Carosone dimostrò fin da giovanissimo, nacque nel 1920, un notevole talento per la musica. Si iscrisse al Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli, dove si diplomò, pensate, a soli 17 anni, in pianoforte. Ogni tanto si trovò anche ad usare la fisarmonica, ma in pratica fu il pianoforte, strumento del quale divenne un virtuoso acclamato, ad accompagnarlo per tutta la vita. Dopo aver terminato gli studi, venne subito scritturato in una compagnia e si imbarcò per l'Africa, arrivando in Eritrea, dove lavorò come musicista per parecchi anni e dove fu poi costretto a combattere durante la Seconda Guerra Mondiale. Finita la guerra, ritornò a Napoli, città alla quale rimase legato per moltissimi anni e le cui influenze sono presenti in tutta la sua produzione. Quasi tutti i brani che lui ha scritto sono cantati infatti in lingua napoletana e questo contribuì non poco al suo successo internazionale. Bisogna sottolineare però che gli inizi di Renato Carosone come autore non furono affatto facili. Fece un provino per la Phonit Cetra, ma fu bocciato dai dirigenti responsabili, che secondo me sono stati abbastanza irresponsabili in questo caso. A questo proposito rimase famosa la frase che disse a lui e ai suoi musicisti un importante impresario svizzero, titolare di una catena di locali notturni: trovatevi un altro mestiere, un mestiere serio, e lasciate perdere. Fortunatamente arrivò in suo soccorso un amico e collega, Sergio Bruni, che dopo aver ascoltato Carosone e il suo gruppo decise di aiutarli, permettendo loro di far uscire nel 1950 un primo disco a 78 giri per la Pathé, che allora era un'importante casa discografica. Da quel momento la carriera di Carosone cominciò a decollare. Fu il primo cantante ad apparire il 3 gennaio del 1954, a poche ore dall'inizio ufficiale delle trasmissioni televisive in rete nazionale della RAI, in una trasmissione che si intitolava L'Orchestra delle 15. E lui fu il primo ospite in assoluto, riuscendo così a presentarsi ad un pubblico molto vasto che era indubbiamente incuriosito dalla novità. Quello che rende unico Carosone nel panorama musicale italiano è il fatto di aver sempre utilizzato un risvolto ironico e spesso satirico per raccontare le storie delle sue canzoni. In questo senso si può affermare che lui sia stato l'erede di tutti coloro i quali si esibivano nei caffè Chantan e nei cabaret di Napoli tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E questo è un modo di fare musica che poi troverà sbocco nella rivista e nella spettacolo, con personaggi importanti come Erminio Macario o Renato Raschen, per citarne alcuni. E sono pochissimi gli autori di musica leggera, anche al giorno d'oggi, che utilizzano la musica sfruttandone le caratteristiche per fare dell'ironia e del sarcasmo. Carosone ha fatto di questo aspetto, invece, la sua cifra stilistica. Sia i testi che venivano scritti per lui che la musica e gli arrangiamenti dei suoi brani sono infatti pervasi da una costante vis comica e le sue canzoni risultano sempre leggere e spumeggianti. Ovviamente da questo punto di vista il vero capolavoro, la canzone che mette alla berlina la moda attualissima ancora oggi di copiare tutto ciò che ci arriva sia come modi di fare che culturalmente dall'America, è Tu vuoi fare l'americano. In pratica un ritratto spietato ma ironico ed in fondo benevolo di un certo modo di essere e di agire. Il testo contiene delle immagini che arrivano direttamente al cuore del problema con immediatezza e semplicità e che sono di un'estrema efficacia, tipo queste: porte calzure con lo stemma a retro, i calzoni con lo stemma dietro sono ovviamente i jeans, oppure tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky and soda poi ti senti disturbato.
questo è veramente geniale. O ancora, tu balli rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per i Camel, che era una famosa marca di sigarette, chi te li dà? La borsetta di mamma. Ma al solito, se volete saperne di più su Renato Carosone, su Tu vuoi fare l'americano e su tutti i suoi brani che hanno avuto un grande successo, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Monica d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di molto altro. Nel frattempo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.